Adesso questa ricorrenza, 40 anni fa, l'Italia si fermava tutti davanti alla televisione per seguire la storia di un bambino di 6 anni che cadeva in un pozzo artesiano nella campagna romana Vernicino. Quel bambino si chiamava Alfredo Rampi, ma tutti lo ricorderemo come Alfredino. E per 3 giorni, questa è diciamo il racconto attraverso le immagini, per 3 giorni tutta la nazione si è fermata, tutti hanno seguito questo tentativo di salvare Alfredino da quel cunicolo profondo 80 metri e largo meno di 30 centimetri. Purtroppo nessuno ci è riuscito e ancora oggi tutto questo emoziona e fa discutere. Alessandro D'Alessandro. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. È l'11 giugno del 1981 quando i vari telegiornali annunciano la notizia di un bambino di 6 anni inghiottito da un pozzo stretto e profondo. Il piccolo Alfredo Rampi vi è caduto la sera prima, al tramonto, stava rientrando a casa in via di Vermicino per un breve tratto di strada da solo con il permesso del padre Ferdinando, ma non era più rientrato. A sentire i lamenti di Alfredo è stato un agente di polizia andato a controllare su indicazione della nonna del piccolo un pozzo poco distante. È profondo 80 metri, largo solo 28 centimetri e scende tra varie rientranze. Si trova ancora una 40 di metri sottoterra e si sta disperatamente cercando di salvarlo. Il primo tentativo di raggiungerlo si rivela un errore. La tavoletta che si tenta di calare con delle corde per far aggrappare il bimbo si incastra a 24 metri e le fune si spezzano. Dopo il tentativo fallito di alcuni speleologi, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Pastorelli, ordina che venga scavato un secondo pozzo da collegare con un cunicolo a quello di Alfredo. La Trivella sta scavando il secondo pozzo proprio in collegamento diretto con l'altro, proprio a fianco dell'altro. Tra centinaia di persone si comincia a trivellare il terreno con perforatrici sempre più potenti, ma si procede a rilento a causa degli strati di roccia e poi occorre fermarsi ogni tanto per parlare con Alfredino, sentire come sta. L'unico contatto con l'esterno è riuscito a stabilirlo mediante una elettrosonda fornita dalla RAI alla quale è stato applicato un microfono calata con un cavo dai vigili del fuoco. I telegiornali della RAI seguono il dramma con una lunga diretta. Ci sono queste persone che si sono avvicendate al microfono per rincuorare, per sostenere il piccolo Alfredo. Alle 16.30 arriva anche il Presidente della Repubblica Pertini. Per circa 2 giorni si scava nel sottosuolo. Alle 19 del 12 giugno i 2 pozzi sono in comunicazione, ma di Alfredo non c'è traccia. È scivolato più a fondo, a circa 60 metri, forse a causa delle vibrazioni. Non resta altra possibilità che la discesa di qualche volontario. Giovani generosi si sono calati più volte nel tunnel, sono arrivati vicino ad Alfredo, addirittura l'hanno afferrato più volte, ma non c'è stato niente da fare. Ci provano in tanti, tra cui Angelo Licheri, che riesce a raggiungerlo, ma non riesce ad afferrarlo, rischiando la vita. Ce l'hai, bambino? No, non l'ha preso. Il piccolo ormai alterna segni di vita a momenti di silenzio. Viene calato uno stetoscopio per verificare che il suo cuore batta ancora. Poi una piccola telecamera individua a circa 55 metri di profondità il corpo immobile di Alfredo. Stasera con noi ci sono Rosanna Lambertucci, bentornata, Nunziata Girolamo, il nostro Buonasera. Roberto Poletti e benvenuto direttore Bruno Vespa. Allora, comincio da te perché sono state 3 giorni e 3 notti, l'Italia è stata lì a seguire tutto questo. Tu ti ricordi quei momenti? C'è stato questo sentimento collettivo e poi parleremo anche dei risvolti, insomma, di quello che questa vicenda ha rappresentato. Poi Alberto, anche io in questi giorni mi sono rifiutato di dare qualunque intervista su questo tema, quindi è la prima volta che ne parlo, perché io mi rifiutai di seguire questo caso. Mi rifiutai perché capivo che sarebbe finito molto probabilmente male e che la televisione si scatenasse in questo modo mi sembrava veramente troppo. Tant'è vero che quando ci fu il telegiornale delle 8, il TG2 fu quello che poi non accettò di staccare la spina, ci fu il telegiornale, io implorai il direttore di fermarsi. Il TG2 volle andare avanti, allora anche il TG1 volle andare avanti. Io me ne andai a casa, spensi il televisore sapendo benissimo che mi sarei svegliato senza più Alfredino.
E mi dispiace anche che il presidente Pertini si sia prestato a questa storia. Dopo ne parleremo, perché parleremo del tuo libro Quirinale, nel quale ricostruisci 12 presidenti tra pubblico e privato. Con noi c'è anche Piero Badaloni, che ringrazio molto perché lo abbiamo visto anche nella ricostruzione. Piero, tu insomma chiaramente conducevi il TG alle 13.30 e hai raccontato tutto questo, ma oggi hai detto una cosa che mi ha colpito, cioè dici: da quel momento la televisione è un po' cambiata. Mi vuoi raccontare? Era la prima volta che si raccontava un evento mentre succedeva, non raccontando quello che era già successo. È una specie di work in progress che poi si è rivelato drammatico, perché tutti speravano che il bambino venisse salvato in poche ore e in realtà alla fine è andata a finire come sappiamo. Ma questo anche per una serie di contraddizioni tra i soccorritori, gli speleologi da una parte e i vigili del fuoco dall'altra, una serie di errori che hanno fatto poi capire che c'era da rivedere completamente la protezione civile. Cioè diciamo che quella diretta, che forse a qualcuno ha dato fastidio, alla fine almeno un effetto positivo l'ha provocato, cioè ha trasformato un piccolo fatto di cronaca in un evento nazionale che con soprattutto la spinta di Pertini, esatto, del presidente Pertini, ha portato poi appunto ad una riorganizzazione della protezione civile. Certo, ha portato anche altri risultati non esaltanti, ma semmai ne parleremo dopo. Allora, voglio andare adesso in diretta proprio a Vermicino con la nostra Deborah Ergas, proprio lì dove 40 anni fa, alle 7 di sera, Antonino Rampi scivolava in quel cunicolo di 36 metri di profondità. Deborah, vengo da te. Allora, tra poco torneremo a Deborah Ergas. Bruno, parlavamo prima di Pertini, diceva anche adesso Piero Badaloni, l'arrivo di Pertini lì, tra tutta quella gente che aspettava, in diretta televisiva, ha un po' cambiato il corso di questa vicenda e anche segnato un po', no? Come racconto nel libro, Pertini è stato un eroe assoluto della Resistenza, e non erano moltissimi, lui è stato veramente un eroe, ma è stato un presidente troppo attratto dalle telecamere. Ecco, cioè se lui vedeva un bambino, lui secondo me non amava i bambini, ma come vedeva un bambino, cioè, a patto che ci fosse la telecamera, lo abbracciava. Lui si precipitò a Vermicino per essere il primo ad abbracciare il bambino. Ecco, io credo che il Presidente della Repubblica queste cose non debba farle, onestamente. E poi lì andò, ma fu una cosa veramente drammatica, grottesca, non andava bene. Lui voleva andare nel buco perché mio padre, che è stato Achille Gallucci, capo della Procura di Roma all'epoca, andò a Vermicino perché lo chiamarono di notte, perché Pertini è andato praticamente lì e voleva andare al posto di quel signore a prendere Alfredino sotto. Quindi c'è stato un panico incredibile, perché non si poteva immaginare che... Sì, però forse, come dice Bruno Vespa, ci fu una speculazione del dolore e del dramma. Sì. Io avevo 5 anni e ricordo questo evento drammatico come se fosse accaduto ieri. C'è una cosa che ancora oggi mi spaventa nel mio essere madre, se mia figlia si allontana. Cioè, forse è stata una pagina un po' troppo... È stata una cosa di un doloroso incredibile. Io mi ricordo che noi eravamo praticamente a giugno, quindi si cominciava ad andare al mare, non si parlava d'altro, la spiaggia era praticamente un continuo parlare di questa cosa per tanto tempo. È stata una cosa che ha turbato davvero gli animi in maniera profondissima. Ancora adesso ci penso mi sento male. Una cosa molto viene nella memoria, ma c'è poi questo aspetto. Oggi Silvia Fumarola su Repubblica, devo dire, ha fotografato in maniera perfetta quello che è accaduto e cosa ha rappresentato anche per la televisione. C'erano, pensate, davanti al teleschermo 28 milioni di telespettatori incollati quando arriva lì Pertini, nell'attesa di vedere che cosa sarebbe accaduto a questo piccolo bimbo finito lì. Alessandro. La storia della tragedia del piccolo Alfredino Rampi ha segnato l'Italia e la televisione, che ne sono uscite cambiate per sempre. È un trauma collettivo che appartiene alla memoria storica del paese. Mi ricordo che i direttori si consultarono e decisero che bisognava continuare. Ed è stata una delle serate più tragiche della televisione. Per lunghi giorni gli spettatori seguirono con il fiato sospeso il primo evento in diretta non-stop della Rai. Nonostante accadimenti di grande rilievo in quel periodo, i telegiornali si concentrarono sul dramma del piccolo Alfredo. Noi conosciamo la sensibilità del presidente
il quale si sta informando in questo istante con l'ingegnere Elvino Pastorelli. Poteva succedere qualunque cosa, ma tutti gli occhi e le orecchie erano puntati su Vermicino, sulla voce di quel bambino, il suo pianto disperato, sul racconto dei giornalisti coinvolti professionalmente e umanamente. Sono passate ormai più di 68 ore dal momento in cui Alfredo Rampi è caduto in quel pozzo artesiano a Vermicino. Per tutta la notte abbiamo seguito momento per momento le fasi dei tentativi fatti per salvare la vita ad Alfredo. Ora dopo ora, metro dopo metro, gli italiani seguirono l'evolversi della vicenda come in un gigantesco reality show che sconvolse i palinsesti. Si ritrovarono a soffrire e sperare insieme al padre e alla madre di Alfredo, al vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e incoraggiare il bambino durante quelle terribili ore, agli speleologi che tentarono di recuperare il piccolo. Una tragedia che 40 anni dopo continua ad essere una ferita aperta nella storia del nostro paese e che ancora fa riflettere sull'uso del mezzo televisivo. Coletti, cosa ci ha insegnato questa vicenda? Ci ha insegnato un uso prudente della televisione che però non c'è più stato. Da allora è cambiato tutto, da allora la televisione ha indagato in modo anche assurdo su determinati fatti, da allora la televisione è finita anche in mano ai non professionisti, ai non giornalisti, a persone che senza titoli davano il loro racconto della realtà. E quando la realtà finisce in mano delle persone senza gli opportuni strumenti, viene per forza alterata. Deborah Erga, sei in diretta da Vermicino, da te per un flash, Deborah. Sì, Alberto, sembra fermato a 40 anni fa il tempo. Guarda, qualcuno stamattina ha portato un orsacchiotto, i fiori della protezione civile. Qui nessuno ha dimenticato Alfredino. E qui adesso è un terreno recintato di proprietà privata, ma ci hanno concesso di entrare. Ecco, guarda, lì giù, cioè dove c'è la cantina. Evidentemente il segnale non è al massimo. Piero Badaloni, da te in qualche maniera anche per un pensiero conclusivo, 40 anni dopo questo racconto e quello che abbiamo detto, anche come ha cambiato poi la narrazione dei fatti. Certo, rimane una, diciamo, diretta televisiva, Bruno Vespa dice una pagina nera, certamente ha segnato, è stato qualcosa, insomma, ecco, di mai visto. Ma noi giornalisti abbiamo una grossa responsabilità. E dobbiamo ricordarcelo sempre, soprattutto in momenti come questo, in cui se si prende la decisione che è stata presa, certamente non da me, io conducevo, non dirigevo il TG1 di allora, ma se si prende questa decisione bisogna comportarsi in un certo modo, bisogna stare attenti alle virgole, è così. Perché il coinvolgimento emotivo è talmente forte da parte dei telespettatori, si parla di 25 milioni di persone coinvolte, e questo fa capire come fosse necessario stare attenti ad evitare che il coinvolgimento emotivo si trasformasse in curiosità morbosa. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con coloro che dicono che bisogna stare attenti ad usare bene lo strumento di grande potere che abbiamo in mano e che è la televisione, ma io penso anche ai giornali della carta stampata. Assolutamente. Sono stati attenti ad evitare il sensazionalismo. È molto importante questa distinzione che fa Piero Badaloni, dice io ero il conduttore, non il direttore, è un particolare, insomma, importante.